Adriano Mattera, negli ultimi giorni il Comune di Ischia ha installato dei semafori ipovedenti sul territorio nei pressi delle scuole. Sì, abbiamo installato 3 impianti semaforici, 2 nei pressi delle scuole, dinanzi alle scuole medie Scotti, alle scuole elementari Marconi e una nella zona portuale. Questi sono dei semafori a chiamata, pertanto il pedone dovrà necessariamente prenotarsi e attendere il verde per attraversarli. Rientrano nelle opere per migliorare la sicurezza stradale, in questo caso la sicurezza dei pedoni dopo gli altri interventi che sono stati fatti negli anni precedenti come dissuasori di velocità e in ultimo gli autovelox. E fa parte di un progetto più ampio, ne verranno installati altri? Allora, questi semafori sono cofinanziati con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per adesso gli impianti semaforici rimarranno 3, poi ovviamente stiamo valutando altri tipi di interventi che hanno sempre la funzione di favorire la sicurezza stradale. Peraltro il Comune intende intraprendere anche attività finalizzate a favorire la sensibilizzazione proprio sulla materia della sicurezza stradale, anche andando nelle scuole. E abbiamo segnalato anche altri tipi di progetti ministeriali, come il progetto EduScuola, che è un progetto organizzato dal Ministero dell'Istruzione e delle Pari Opportunità, che ha la funzione proprio in ogni scuola di ogni livello e grado di fare delle progettualità che svolgono la funzione di rendere più coscienti per quanto riguarda la circolazione stradale, anche pedonale, tutti gli studenti delle scuole, quindi dai più piccini fino agli studenti delle superiori, augurandoci che le scuole partecipino.